Ciao a tutti, io sono Serena e sono un'appassionata di cartoleria. Vi chiedo scusa subito per le mie mani sporche, ma se voi siete appassionati di cartoleria come me, sapete che purtroppo queste belle macchie non vengono via proprio molto facilmente. Inoltre, ho avuto un piccolo problema con il mio portapenne, per cui ho dovuto passare tutte le penne con l'alcol e questo è il risultato. Yeah, fa niente. Detto questo, oggi siamo qui per swatchare queste penne. Perché? Perché sono alla ricerca da tantissimo tempo di una penna perfetta, che sia perfetta per me. Una penna, per essere perfetta, quale caratteristica deve avere? Deve avere, dal mio punto di vista, la scorrevolezza. Quando io scrivo, deve essere fluida, liscia, non devo sentire la fatica nel tratto, deve essere veramente liscia. Quindi io acquisto penne di diverse marche proprio per questo motivo, perché sto cercando la penna più scorrevole del mondo. Quindi partiamo. Le penne che ho qui oggi sono la Uniball Eye, se si pronuncia così, vi chiedo scusa. Ci sono diversi colori, tra cui anche ovviamente quella nera. Le Pentel Energel sono tutte 07, io le prendo 07 perché mi piace un tratto più marcato. E spesso e volentieri il tratto fine ha una scorrevolezza minore. E poi abbiamo anche una Pilot nera che, come potete vedere, è molto simile alla Energel, ma a livello di scrittura noteremo delle differenze. E poi abbiamo le mie preferite dal punto di vista estetico, che sono le Paper Mate. Sono favolose. L'estetica è davvero bellissima. Ma andiamo a vederle dopo nel dettaglio. Partiamo con le Uniball, partiamo subito con la penna nera. Come vedete, il tratto è abbastanza spesso. La scorrevolezza non è male, la penna scorre abbastanza bene, ma comunque si sente sempre un po' di attrito, ok? Andiamo a swatchare le altre penne, gli altri colori. Ho notato che a seconda del colore le penne scorrono meglio o peggio. Per esempio, questa blu scorre un pochino meglio. Volevo farvi notare che l'inchiostro asciuga subito. Passiamo all'azzurra. Ecco, un pochino di attrito c'è su queste penne. Vi faccio notare come l'inchiostro, nonostante la penna perda tanto inchiostro, asciughi subito. Quindi può andare bene anche per i mancini questa penna. Passiamo alla rossa. Anche la rossa scorre bene. Nel frattempo, se vedete, una che arriva a rompere. È una curiosona. Passiamo alla viola. La viola scorre un po' meno. Non so se dipende dai pigmenti del colore dell'inchiostro. Infatti, vediamo che la nera e la viola scorrono leggermente meno. L'attrito si sente di più rispetto che al blu, all'azzurro e al rosso. Poi, ovviamente, ecco la verde che è chiara, infatti, scorre molto, molto meglio. Sempre si asciuga velocemente l'inchiostro. Passiamo con la rosa. Questa rosa è un rosa scuro. E anche questa a livello di scorrevolezza
scorrevolezza, però tutti i colori asciugano nello stesso modo. E passiamo alla rosa. La rosa non scorre benissimo, anche la rosa non mi dà molta soddisfazione nel tratto. E queste, ragazze, sono le Uniball Eye 07. Ora passiamo alle Pentel. Queste sono Pentel Energel, sempre tratto 07. E in questo caso andremo anche a confrontare la scorrevolezza di Pentel e di Pilot G2, sempre il tratto 07. Partiamo dalla Pentel. Allora, rispetto alle Uniball, questa scorre molto 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 meglio. Non c'è attrito. E quindi già possiamo fare il nostro primo confronto tra le Uniball e le Pentel. E le Uniball hanno un tratto sicuramente più marcato, più forte, più deciso, più spesso, nonostante siano tutte e due 1,07, ma queste hanno molto più attrito. L'esperienza di scrittura è proprio diversa. Qui abbiamo invece una scorrevolezza più liscia, più morbida. E adesso vi faccio vedere anche che l'inchiostro asciuga, ma noto una leggera ombra, quindi forse per i mancini questa potrebbe non essere proprio adattissima. Ecco, vedete che anche se è molto leggera si nota un'ombretta. Io direi, visto che abbiamo provato la Pentel 07, direi di andare a provare immediatamente la Pilot G207, che è molto simile a questa. La Pilot sicuramente ha un attrito molto più marcato, non ha assolutamente la scorrevolezza, la sensazione liscia che ti dà la Energel. Infatti io per prima ho acquistato la Pilot G7 e successivamente la Pentel, perché da delle recensioni avevo letto che la Pilot era molto scorrevole, una delle più scorrevoli, e poi invece successivamente, provando la Pentel Energel, scopro che assolutamente no, non è vero. La Pilot sì, è scorrevole rispetto a una Bic, è scorrevole leggermente di più rispetto a una Uniball, ma comunque non è scorrevole quanto una Pentel. È scorrevole, cioè non ha senso dire che non sia scorrevole la Pilot, però dovete avere un tipo di scrittura poco marcato, cioè dovete scrivere leggero per sentire la scorrevolezza. Se avete un tatto marcato un po' come il mio, questa scorrevolezza non la sentirete. Quindi mettiamo un attimo da parte la Pilot e ritorniamo un attimo sulla Pentel Energel 07, e io noto che questa scorrevolezza, sia che scrivo leggero sia che io scrivo in modo molto marcato, io questa scorrevolezza, questa liscezza la sento. Scusate i miei bimbi, non so se li sentite in fondo. Ecco, ha proprio questa caratteristica. Indipendentemente dal vostro tratto leggero marcato, la scorrevolezza la sentite. Ma adesso andiamo a swatchare gli altri colori, sempre della Pentel 07. E anche qui troviamo comunque una ottima scorrevolezza, anche se la trovo leggermente meno scorrevole rispetto alla nera. Facciamo una prova di inchiostro e qui sì, anche qui si nota una leggerissima ombra, ma è veramente molto leggera. Però io mi immagino chi è mancino, ecco, vedete che passa comunque subito con il palmo, questa cosa si nota. Quindi forse, nonostante sia veramente scorrevole
non è il massimo per i mancini questa. Sto scrivendo in modo leggero e adesso scriverò marcando un po' di più. Marcando un po' di più, ovviamente anche il tratto sarà leggermente più spesso rispetto a una scrittura più leggera. Andiamo, passiamo alla penna rosa. La rosa, come succedeva anche con la Uniball, è leggermente meno scorrevole. Se sto leggera, come faccio adesso, sento molto bene la scorrevolezza, anche se effettivamente un po' di attrito lo sento, sul foglio. Se invece vado a marcare, faccio proprio fatica, Quindi probabilmente è anche proprio una questione di pigmento dell'inchiostro. E anche qui troviamo la nostra ombretta. La nostra ombra comunque c'è anche qui. Poi vi chiedete perché ho le mani sporche. Per forza faccio queste cose. E qua esce il mio accento, come se non fosse uscito fino adesso. Passiamo a quella azzurra, sporca ovviamente, quindi la puliamo con le nostre belle dita, giusto per avere altre macchie sulle mani. Allora, partiamo con un tratto leggero. Io trovo che il tratto leggero mi dia meno stabilità nella scrittura, per quello io preferisco calcare un pochino. Anche qui abbiamo leggermente le ombre e anche qui devo dire che l'azzurro si scorre, ma no, ma mai quanto la nera, La nera è sempre quella intanto che vince la nostra sfida. Anche qui vediamo comunque l'ombretta, l'inchiostro non asciuga benissimo. Passiamo all'arancione. Ecco, l'arancione invece scorre di brutto. Scusate l'espressione, io sono bergamasca, l'avete capito. E anche se vado a calcare, lo sento un po' di attrito, effettivamente, se vado a calcare, voglio andare a riprovare la nera per vedere se effettivamente ma devo dire che più o meno l'esperienza tra i diversi colori è simile. Probabilmente man mano che si va avanti a scrivere, poi si sente sempre di più l'attrito e quindi si richiede, diciamo, una scorrevolezza maggiore. Quindi, cioè, perlomeno io non sono mai soddisfatta della scorrevolezza. Vorrei una penna tipo pantofola, una penna pantofola, penso che sia la definizione migliore. Ed effettivamente io ho trovato una penna pantofola, ma è una penna stilografica che poi vi farò vedere. E non sono mai più riuscita a trovare una penna pantofola come quella. Il problema delle stilografiche che sono sempre un po' scomode da portare in giro, da ricaricare, poi se non le si usano per qualche giorno si secca, bisogna lavarla con l'acqua calda, insomma. Il top sarebbe trovare una penna pantofola a gel che dia insomma una buona performance rispetto a una penna stilografica. E ora passiamo alle Papermate. Sicuramente la pronuncia sarà sbagliata. Io sono proprio un po' una somarella in inglese. Allora vi faccio vedere l'estetica di questa penna. Io la adoro, la adoro. Come vedete, è una, come già detto, Paper Mate, è una Ink Joy Gel. Sempre io utilizzo il tratto 07. Vi faccio notare, l'estetica è bellissima. È bellissima, mi piace veramente tanto. E se non erro, guardate qua il particolare dei cuoricini. Se non erro, dovrebbero pure essere ricaricabili queste, quindi trovate anche i refill eventualmente. Sono veramente stupende. Non so, le guarderei per ore, tanto che sono belle. Mi piacciono tantissimo. Ma ora andiamo a fare lo swatch e
e a confrontarle con le già viste Uniball e già viste Pentel Energel e con la Pilot, anche se abbiamo visto che comunque la Pilot non ha proprio confronto con la Pentel. Ok, partiamo sempre dalla nera, anche l'estetica della nera è molto bella. Comprerei e utilizzerei solo queste, solo per l'estetica, lo so, scusate, mi sto ripetendo. Quindi andiamo con lo swatch. No. Allora, non posso dire che non sia una penna scorrevole, ma rispetto alla Pentel non c'è paragone. Non c'è proprio paragone. Non c'è paragone. Volevo provare a fare una... Allora... Per assurdo scorre di più la Uniball, anche se ha un tratto molto molto più forte. Se avete un tratto leggero, la scorrevolezza è assolutamente sufficiente. Ok, se avete invece un tratto marcato, non ci siamo. Se avete un tratto marcato, non sentirete mai la scorrevolezza, ok? Qui sto usando il tratto marcato, l'inchiostro comunque sembra che asciughi subito, adesso faccio una prova. No, asciuga perfettamente l'inchiostro, eh? Vi faccio vedere che non si nota nessuna ombra, quindi questa è perfetta per i mancini o per i pasticcioni come me, ma ripeto, io guardo meno all'asciugatura, cioè preferisco un'ombra, ma che l'esperienza di scrittura sia bella. Se invece state leggeri, è veramente veramente tanto tanto scorrevole. Voglio fare una prova con la Energel. Allora, se avete una scrittura leggera, quasi quasi è ancora meglio la Pentel. Si sente un attrito, non è neanche fastidioso come attrito, ma no, assolutamente la Pentel vince su tutte, ragazzi. Si sente anche proprio uditivamente il rumore. Non, voi non potete sentirlo, ma si sente proprio lo scorrere della penna con la paper, cosa che invece non sentite con la Energel, con la Pentel. Se state cercando una penna che scorra bene, scegliete la Pentel, ok? Quindi andiamo avanti, qui io sto ascoltando, però comunque, ecco, facendo un sunto, vi ripeto che se avete un tratto un po' marcato, tendete a calcare un po', state assolutamente sulla Pentel perché non riuscirete a sentire la scorrevolezza della Uniball, della Pilot, ok? E neanche quindi della Paper. Se avete un tratto leggero, non avrete problemi, sentirete scorrevoli praticamente tutte, perché comunque sono penne di ottima qualità. Anche se devo dire che la Uniball, anche stando leggere, un pochino di attrito lo si sente lo stesso. Ok, quindi andiamo a provare gli altri colori. Passiamo a questo azzurro ciano, mi sembra, non so come chiamarlo. Un azzurro verde, ok. Cerco di stare leggera. Come vedete, si asciuga immediatamente. Questo è il colore. Non è molto fedele al colore estetico della penna, al colore esterno della penna, però dai, più o meno quasi tira più sul verde. È un azzurro verde, un azzurro petrolio. Ok. Facciamo i nostri cuoricini, la nostra scritta Love. Io ho il problema che se non calco scrivo male. E se la penna non scorre perfettamente, io scrivo proprio male. La mia calligrafia ne risente. Passiamo alla verde, che a memoria scorre benissimo, scorre molto meglio delle altre. Ecco, infatti, la verde scorre veramente bene. Mai come la Pentel, però comunque scorre bene.
e abbiamo anche un'asciugatura abbastanza rapida, nonostante butti fuori tanto 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 inchiostro verde, probabilmente un tipo di pigmento che dà un inchiostro più liquido. Vi faccio uno swatch così potete vedere tutti i colori delle paper, velocissimo. Ok, quelle che abbiamo anche già fatto, così vedete la gamma di colori di questo kit. Abbiamo fatto la verde, sì, assolutamente la verde scorre molto 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 bene. Vedete che quando scorre mi viene proprio voglia di continuare a scrivere. Andiamo a fare la rosa, che si scorre, ma no, però scrivendo devo dire, ovviamente calcando no, ma stando abbastanza leggeri devo dire che non è male neanche la rosa. Poi abbiamo la rossa, di solito il rosso è un inchiostro che scorre, appunto, come non detto, questo rosso non scorre, lo sento molto molto attrito, che dà molto attrito, anzi è quasi fastidioso scrivere con il rosso. No, con il rosso non ci siamo. E l'ultimo, il viola, e anche il viola non dà assolutamente soddisfazione, purtroppo. Anche il viola dà molto attrito, nonostante stia scrivendo leggero, eh? Cioè, per non avere attrito devono stare leggera di più. Cioè, no, no, io non riuscirò mai a scrivere così leggero. E quindi queste sono le paper. Quindi, allora, io ho acquistato su Stationery Poll, ho voluto provare una Sarasa, perché appunto, essendo alla ricerca di una penna che scorresse bene, io ho sentito delle recensioni, delle recensioni proprio, le Sarasa sono le penne migliori del mondo, scorrono, che è una meraviglia. Ho detto, vabbè, proviamo a prenderne una e vediamo com'è. Ho scelto questo che a me piace molto, quindi è una Zebra Sarasa Clip, questa è una 05, nella 07 non l'ho trovata. Io sinceramente trovo che queste Sarasa non è che scorrano poi così in modo favoloso come ho sentito dire. No, cioè, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo, non capisco quelli che dicono scorre di brutto. Cioè, per me questa penna non scorre, io sento come un coltello che sta tagliando il foglio quando scrivo. No, 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 non ci siamo. Ma anche, allora, se ho un tratto marcato non va assolutamente bene, perché comunque il colore non è uniforme, cioè si vede proprio il segno della pallina all'interno del tratto. Se sto leggera, ma forse perché è sottile, non lo so, ma io non ci trovo assolutamente scorrevolezza in questa penna. Mi dispiace perché mi ero affidata molto il colore bellino. La utilizzo comunque, ma non per scrivere grandi cose, ecco, magari per il particolare, per una parolina, perché veramente mi dà fastidio scrivere con questa penna, non la sopporto. Sembra di avere un qualcosa che gratta il foglio, non mi piace assolutamente. Allora, detto questo, io vi ho promesso che vi avrei fatto vedere la penna pantofola, quindi vado a prenderla e ve la mostro. Si chiama Rotring Art Pen. Questa penna è una penna stilografica, vi avviso già che non costa pochissimo, adesso non mi ricordo di preciso, ma una ventina di euro solo questa penna, e ha la possibilità di cambiare i pennini. Allora, come vedete, io ne avevo acquistati diversi e ho qui il pennino F, non so se riuscite a vederlo, c'è incisa una F sul pennino. Poi avevo acquistato anche la penna con all'interno già il pennino M, che però purtroppo in questo momento non riesco a trovare. E poi avevo anche acquistato il pennino da 1,5 da calligrafia, che vedete ha la punta tagliata, diciamo.
Questo l'ho usato veramente poco perché non trovo che scorra benissimo. Poi effettivamente è proprio specifico per la calligrafia. Il pennino migliore secondo me è il pennino M. È veramente una penna pantofola. Quando scrivete, scorre, è veramente un piacere scrivere con questa penna. L'unica cosa è che, essendo stilografica, è un po' scomoda, come vi dicevo, tende a sporcarsi il pennino, bisogna comunque tenerla lavata con acqua calda, altrimenti comunque l'inchiostro si secca. È comunque facile la manutenzione, però non sarà mai come una pella gel che semplicemente prendete, cliccate ed è pronta a scrivere, anche se magari non ci scrivete da una settimana. Ora vi faccio vedere come scrive. Avevo dentro un inchiostro marrone, adesso l'ho appena caricata con un inchiostro nero, ma penso che prima che arriverà l'inchiostro nero ci vorrà un po' di tempo di utilizzo e ve la faccio vedere. Questo è il pennino fine, è comunque scorrevole, si sente lo stesso comunque un po' di grip durante la scrittura, cosa che invece non avviene assolutamente con il pennino medio. Quindi vi faccio vedere, ecco appunto quello di cui vi parlavo. Purtroppo con le stilografiche è così, avendo appena cambiato. Ci sono questi problemi. Ecco fatto. Avendo appena cambiato la cartuccia, avendo appena fatto la manutenzione, ci sarà probabilmente ancora qualche bollicina di aria che non permette lo scorrere dell'inchiostro. Ok, infatti adesso sta partendo. Potete comunque notare come già l'inchiostro sia uniforme. È stupendo. E questo effetto lo avrete assolutamente migliorato dal pennino M. Si sente comunque un po' di grip, ma è comunque utile ad una calligrafia più precisa. Questa è ovviamente un giudizio puramente soggettivo, però se mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate. Se per caso qualcuno possiede questa penna o utilizza le Uniball o le Papermate o le Pentel o la Pilot, sono veramente curiosa di sapere se avete la mia stessa mania sulla scorrevolezza e sul piacere della scrittura. Bene, io sono arrivata alla fine di questo video. Prima voglio mostrarvi super velocissimamente questa penna, che è una Muji. Avevo sentito parlare tantissimo di queste Muji, tantissime bullettare utilizzano la Muji. Bah, io questa è una Muji Clip. Io sinceramente tutta questa bellezza in questa penna non ce la trovo. Non è molto scorrevole. Bah, non... niente di che, insomma, ragazze. Quindi io con questo ho finito, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, so che è stato un video un po' lungo, un po' forse noioso per chi non è interessato ai temi della scorrevolezza delle penne, chi si è un po' fissato come me mi lasci dei commenti, soprattutto se magari utilizza delle penne che scorrono di brutto. E quindi niente, ragazzi, fatemi sapere, lasciatemi un commento se avete voglia di supportarmi in questo mio piccolo esperimento di questo canale YouTube, lasciatemi un like, iscrivetevi. Insomma, intanto vi posso solo ringraziare se siete stati qui fino adesso e veramente grazie. Ciao a tutti da me.